Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene, mi auguro ovviamente che stiate passando delle belle giornate. Dobbiamo parlare un pochino di una situazione, devo dire, abbastanza particolare, perché siamo qui e dobbiamo essere abbastanza obiettivi nel dire questa cosa, nel cercare di capire un pochino quello che sta succedendo all'interno della Juve, perché ormai tutte le volte che noi pensiamo di poter essere, diciamo, dall'altra parte e quindi cercare di comprendere, no? Di essersi effettivamente, diciamo, di aver avuto, ecco, una svolta, di aver avuto una reazione, di aver avuto una visione diversa delle cose, ragazzi, paradossalmente poi andiamo a ricadere negli stessi errori. Ovviamente non parlo di noi tifosi, ma sto parlando della squadra, della dirigenza, dell'allenatore che continuano comunque a sbagliare, secondo me, delle cose che cominciano a diventare un po' troppe, cioè sono troppi gli errori di questa Juventus. È una Juventus che a ottobre si ritrova un po', diciamo, fuori contesto, che si ritrova un po', diciamo, non dico fuori da tutte le competizioni, però comunque si ritrova in una situazione comunque che potrebbe essere, o meglio, no, 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 non è che potrebbe essere, che è comunque un tipo di situazione all'interno della quale sussiste un problema chiaro, perché comunque in Champions League per qualificarti agli ottavi di finale ti serve un miracolo letteralmente e non sei solamente tu quello che può farlo questo miracolo, perché dipenderà anche dai risultati delle altre squadre. In campionato, quando comunque c'è questa distanza lì, bisogna che veramente la squadra le vinca tutte per provare a lottare per lo scudetto, e invece comunque, insomma, è un po' improbabile date le situazioni che si vedono all'interno del campo. E a prescindere da tutto, si nota una non voglia da parte di tutti i protagonisti, non solo di uno, di due, di fare la Juve, diciamoci la verità. Io sono qui per comprendere un pochino di situazioni, cioè per farvi capire un pochino di cose, per darvi un pochino di opinioni personali, quindi ne parliamo un pochino insieme, ragazzi, cercando anche di comprendere quali sono le dinamiche. Parto da un presupposto molto semplice: questa è una stagione all'interno della quale ci saranno dei soggetti che resteranno e dei soggetti che andranno via, perché non so quando, come, se a metà stagione, se a fine stagione. Quello che è sicuro è che la Juve non può fare questo, cioè non ha il modo di giocare in questo modo, non può collezionare questi risultati, non può essere neanche così poco gestita dal punto di vista proprio della gestione aziendale. Quindi stiamo parlando di una squadra che ha problemi che vanno dal campo e arrivano fino alla dirigenza. E quindi purtroppo ci saranno delle persone che a fine stagione o, ripeto, a metà stagione lasceranno la squadra. Prima di iniziare, come al solito, ragazzi, io volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere like al video, attivare la solita campanellina delle notifiche, tutti i giorni nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti, quindi se vi va, ragazzi, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando a questa cosa perché è molto 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 importante, perché ragazzi, se ti iscrivi e non fai, avete capito bene, è importantissimo. All'interno della descrizione trovi invece che cosa? Trovi ovviamente, ragazzi, One Football, che è l'app numero uno dedicata al calcio ed è gratis, e poi trovi ovviamente anche i miei social, quindi se ti va, seguimi sui social. Allora, faccio fatica, ripeto, a comprendere le parole che si dicono, cioè le parole dei dirigenti, le parole di Allegri, le parole dei giocatori, cioè faccio fatica, perché quello che viene detto effettivamente quando si parla è completamente differente rispetto a quello che io vedo in campo. Cioè, arriva bene, arriva ai microfoni, dice che noi dobbiamo fare una grande stagione, che l'allenatore, che la dirigenza non è in discussione, che ci vuole tempo, ed è vero che ci vuole tempo per un progetto tecnico, che la Juventus deve essere calma, deve fare le cose. Va Allegri in conferenza e dice che dobbiamo cominciare a lavorare in maniera diversa, che dobbiamo stare zitti, che dobbiamo comunque avere, anche se vogliamo, la tendenza anche qui a rimanere calmi, perché so che comunque per un progetto tecnico ci vuole tempo. I giocatori sui social caricano, noi dobbiamo fare la Juve, vogliamo essere quelli, vogliamo essere quell'altri. Poi però in cambio vedo tutt'altra cosa, cioè vedo un allenatore che attualmente, mi dispiace dirlo, e voi lo sapete la stima che mi lega ad Allegri, nel senso, sapete bene che io stimo gli allenatori che hanno vinto tanto qui. Allegri, ragazzi, piaccia o meno, è un allenatore vincente nella storia della Juventus, lo stimo tanto, ma attualmente a me dispiace dirlo, non ci sta capendo nulla. Cioè, ma non lo dico adesso, lo sto dicendo già da prima della sosta che non ci sta capendo nulla. Poi,
È ovvio che ci troviamo in una situazione in cui cambiare allenatore ora è più complicato che farlo restare, ma attualmente Allegri non ci sta capendo nulla, ma non perché il principale responsabile sia lui, come qualcuno mi ha accusato, dice su Instagram, avete detto qualcuno, mi ha detto Matt, ma tu che hai sempre detto che l'allenatore è sempre stato all'interno delle squadre l'ultimo dei responsabili, adesso dai le colpe ad Allegri. Non è vero, non sto dando colpe ad Allegri, sto dando le responsabilità ad Allegri. Cioè, non possiamo mica dire che è tutta colpa degli altri. Le responsabilità ce le ha Allegri, ce le ha la squadra e ce l'ha anche la dirigenza. Continuo a ribadirlo. Cioè, ci sono due correnti di pensiero estremiste. Da una parte, coloro che credono che cambiando Allegri ci si trasformi in una squadra top. Dopo che sono 3 anni di fila, 4 anni che noi cambiamo allenatore ogni anno, se con 3 allenatori diversi la squadra rende male, forse il problema non sta tanto in panchina quanto in campo. E poi ci sono persone che invece non vogliono che Allegri venga toccato, cioè non vogliono che Allegri, non vogliono che Allegri venga messo in discussione, non si tocchi, ma tesoro mio, questo è il calcio, nel senso se porti risultati sei uno che non si può, non puoi dire nulla, se invece porti risultati, questo è. Io l'ho sempre adattato questo metodo qui, non è che lo sto adottando adesso, eccetera, eccetera. Un allenatore non si valuta da come fa giocare la squadra o da quell'allenatore, si valuta alla fine dell'anno dai risultati, punto. Puoi giocare male e vincere il campionato, puoi giocare bene e arrivare decimo. Se arrivi decimo rischi di essere esonerato. Tutto qua. E questo è il discorso. Non c'è un'analisi da fare, ci sono i risultati. E purtroppo i risultati attualmente dicono che Allegri non sta lavorando bene. Punto. E se dovesse essere esonerato, mo non so quando, cioè non so in che modo, però se dovesse essere comunque, se dovesse essere esonerato, se dovesse essere ragazzi cacciato via dalla Juventus, mi dispiace, ma ci ha messo del suo. Negare questa cosa qua o dire no, la responsabilità ce le ha solo uno, due, tre, no, ragazzi, non ce le ha solo la squadra la responsabilità, non ce le ha solo l'allenatore e non ce le ha solo la dirigenza. Dal punto di vista dirigenziale, noi abbiamo costruito l'ennesima squadra sbagliata. Ho detto anche questo, quando abbiamo parlato di mercato. Ragazzi, abbiamo detto tante volte, cosa manca a questa Juve? Un vice Paredes. Perché abbiamo visto che senza Paredes metti Locatelli non sa girare, non sa mettere palla. No, 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 ragazzi, non può essere titolare. Manca una mezzala di qualità a destra. Perché Pogba è infortunato e quindi non sai chi metterci, perché Meccanino è qualità. Manca un terzino sinistro, titolare, perché hai Alexandro, che non può essere titolare. Manca un centrale mancino. Mancano una marea di cose che la dirigenza ha deliberatamente trascurato. Mi dispiace, ma questa è anche responsabilità della dirigenza. Così manca all'interno dei giocatori il carattere, che non te lo insegna un allenatore o un dirigente. Il carattere da Juve o ce l'hai o non ce l'hai. Lasciate perdere chi vi dice che il carattere si viene con. Il carattere o ce l'hai o non ce l'hai. C'erano persone che a 18 anni alla Juventus erano titolari delle peggiori Juventus di sempre e riuscivano a spiccare. E c'erano persone a 30 anni strapagate che non riescono a spiccare. Punto e basta. Se all'interno del campo io vedo giocatori che anziché correre passeggiano, che anziché remare a favore della squadra regalano palla agli avversari, che anziché mettere palla dentro l'area di rigore la mettono fuori perché non sanno mettere quel pallone. Mi dispiace, ma la responsabilità è anche dei giocatori. Allora, adesso si possono fare tre colpi. Hai le situazioni che si sono create, ti portano a dire determinate cose, ti portano comunque ad avere determinate situazioni e determinati concetti. Il primo concetto necessario da comprendere è che comunque quando una squadra non funziona la responsabilità è collettiva, è di tutti, è inutile. È troppo semplice dire Agnelli tu sei il principale responsabile, Allegri tu sei il principale responsabile, squadra tu sei il principale responsabile. È troppo semplice, è da persone che non vogliono sforzarsi di mettersi a ragionare, cioè persone che arrivano pur di dire qualcosa, dicono è colpa di X, ma non può essere solo colpa di uno, deve essere colpa di tutti. Cambiano le percentuali, possono cambiare le percentuali, ci sono delle persone che hanno delle colpe più degli altri, ma non puoi dire che è colpa solo di quella persona, perché se tu davvero credi che all'interno della Juve il problema sia solo una persona, che può essere un giocatore, l'allenatore o un dirigente, allora cambia quel dirigente, cambia l'allenatore, cambia il giocatore che non ti piace, che tu dici è il problema della squadra e vediamo se cambiano le cose. In questi anni, ragazzi, quando una persona è stata giudicata il problema della Juventus, cioè il problema della Juventus è stato tolto perché abbiamo cambiato 3 allenatori in 4 anni, abbiamo cambiato tutti i dirigenti.
Abbiamo cambiato una buona parte, io non tutti, lì ancora ci sono parecchi che sono rimasti, insomma, abbiamo cambiato un po' di giocatori. E allora di chi è la colpa se tutto non funziona? Se tu hai cambiato tutto e continua a non funzionare, di chi è la colpa? Cioè, questa è una domanda, è una cosa molto semplice, una domanda molto semplice, ragazzi, che non è una cosa difficile a cui rispondere. Se io ho cambiato tutto e non funziona niente. Cioè, con Sarri ci lamentavamo perché non riusciva a portare il suo gioco all'interno della squadra e quindi molte persone mi dicevano: Matt, Sarri comunque ha litigato con mezzo spogliatoio, ha distrutto l'ambiente da Juve. E ok, e abbiamo tolto Sarri. Poi abbiamo chiamato Pirlo perché non avevamo la disponibilità economica per chiamare un altro top. Abbiamo preso Pirlo, l'abbiamo messo in panchina, abbiamo detto a Pirlo: fai qualcosa. La stagione di Pirlo, al netto dei due trofei vinti, ripeto, contributo enorme di un alieno che noi oggi non abbiamo, perché Ronaldo, ragazzi, anche a 40 anni ti fa comunque tanti gol a stagione e ti aiuta. Ah, ti aiuta a livello, cioè ti aiuta, proprio ti dà proprio un aiuto collettivo anche a livello di squadra. Però comunque tu eri quinto all'ultima giornata e quindi abbiamo cambiato Pirlo perché abbiamo detto: no, la colpa è anche di Pirlo che è troppo inesperto. E abbiamo chiamato Allegri. La chiamo Allegri perché Allegri è l'allenatore che più di tutti negli ultimi anni ha vinto. Quindi chiamo Allegri. Con Allegri si sistemano le cose. È un anno e mezzo, tutto vedo, tranne che se sono. Cioè, non ho visto nulla, non ho visto che si sono sistemate le cose. E non è che non si sono sistemate perché la squadra, perché la dirigenza, perché l'allenatore. È un insieme di cose che si sono create e che siamo qui. Ripeto, personalmente parlando. Se a fine stagione o prima, non lo so, mo quando, prima, non lo so, però se cacciano Allegri, se mandano Allegri, se Allegri decide di andare via, eccetera, eccetera, alla fine del discorso uno può essere anche contento, perché bisogna capire dove sta il problema. Allora, se mandano Allegri e la stessa squadra rende meglio nel lungo periodo, allora dici: guarda, forse lui ci ha provato, non ha saputo dare un'identità di gioco e va bene. E la dice: vabbè, l'allenatore, ok? Ma se poi la squadra comincia ad andare male anche con un altro allenatore, come fai? Cacci anche l'altro allenatore? Cacci anche l'altro allenatore? Ragazzi, sono delle cose che non si possono comprare, ok? Non si può comprare il palmarès di un allenatore. Allegri, a prescindere se resta o va via, rimane sempre un allenatore che la Juve ha vinto tanto. Punto e basta. Non è quello che stiamo discutendo. Non stiamo discutendo il curriculum. Non stiamo discutendo il passato, stiamo discutendo l'insieme delle cose che lui ha fatto di buono all'interno della squadra. Stiamo discutendo il momento attuale. Poi, che il tizio sui social, voglio dire, becero, non sto parlando di voi perché io non so che fate sui social, che il tizio sui social, becero, o il personaggio pubblico sui social che si crede un fenomeno, parta con l'accusa ad Allegri solo per prendere due like in più, quello è troppo semplice. I prossimi video che faccio, allora li faccio tutti contro Allegri in modo tale che diventiamo tutti grandissimi conoscitori. Non serve, non è così. Non si dimostra di capire di calcio dando le responsabilità ad un solo giocatore. Si dimostra solamente di fare discorsi da bar, che sono di infimo ordine e sinceramente mi fanno anche un po' ridere. Che provengono da persone che non hanno mai visto una palla, voglio dire, non hanno mai discusso di calcio. Adesso tutto sommato escono fuori alla ribalta e cominciano. Semplicemente per cavalcare l'onda, siccome questo è un canale che si parla, in cui si parla di calcio e si parla di calcio bene, perché comunque credo di parlarne in maniera molto oculata, comunque, io credo che bisogna giocare in maniera diversa, certo, ma bisogna anche andare a vedere quali sono le responsabilità degli altri. Perché ripeto, se con Sarri ce la siamo presa con Sarri, con Pirlo ce la prendiamo con Pirlo, con Allegri ce la prendiamo con Allegri, e poi il prossimo che arriva sbaglia pure il prossimo, ce la prendiamo pure col prossimo. Forse dovresti cominciare a capire che invece di fare questo dovresti mantenere il progetto tecnico, comprare giocatori da Juve, prendere un DS, un direttore sportivo vero, perché Cherubini, tesoro, hai fatto un disastro anche a livello di entrate e uscite. Cioè, ci sono tante cose da dire. Ci sono tante cose da dire. Gestirla e dire è colpa della squadra, l'allenatore non c'entra niente. No, è colpa dell'allenatore. È colpa della dirigenza, è colpa degli Agnelli, è sempre colpa di qualcuno, è colpa di tutti, è colpa di tutti, punto e basta.
E non è un'opinione mia che è colpa di tutti, dice, vabbè, questa non è un'opinione mia, è una cosa comprovata, perché non è che abbiamo lo stesso allenatore da 4-5 anni, andiamo male da 4-5 anni. È una responsabilità di tutti. Una persona intelligente lo capisce, una persona che non è intelligente, ragazzi, pensa a sparare sulla Croce Rossa e a dire, ah, quello non va bene, quello non va bene, quello non va bene, cioè no, non è questo quello che si fa. Punto e basta. Poi, oh, alla fine del discorso, se tifi, se tu sei un tifoso della, cioè se tu comunque sei legato alla Juve, sei legato alla Juve sempre. Non è che sono legato alla Juve finché c'è sta Allegri. Poi una volta che mandano via Allegri, io non tifo più io, ma che discorso è? Mi riferisco ad alcune persone che ho letto pure, ho letto gente che ha detto no, a me se ne va Allegri. Oppure gente che dice se resta Allegri io non tifo più. Raga, se non vi sentite di tifare più, non tifate più, ma non tornate quando le cose miglioreranno. Tutto qua. Voi sapete che io sono molto diretto, cioè sono molto diretto di carattere. Non mi piacciono le persone che tifano a condizione. Non mi piacciono, non mi sono mai piaciute. Fatemi sapere. Cioè, fatemi un'opinione. No, non sto dicendo nulla, ripeto, non voglio nulla e assolutamente nulla. Però un po' di andare proprio a capire che la responsabilità non è solo di una o di due, o che comunque uno non può essere esentato dalle responsabilità, perché comunque se poi vai a esentare uno dalle responsabilità, allora esenti tutti, devi trattare tutti allo stesso modo. Cioè, devi andare a valutare le persone che sono all'interno della squadra in maniera onesta intellettualmente. Non è che chi ti sta simpatico non c'ha colpe e chi ti sta antipatico c'ha tutte le colpe. Non, oppure chi poi quello che è neutrale non me ne frega.